imprenditore o degli imprenditori che vogliono fare una startup e vogliono farla crescere velocemente abbiano bisogno di un certo tipo di supporto. Business Angel sono coloro come il sottoscritto che a un certo punto hanno deciso di investire il proprio denaro e la propria competenza per aiutare i nuovi giovani imprenditori. Ho passato buona parte dell'anno scorso a andare nei posti dove gli imprenditori stanno andando di più, dall'Asia, l'Europa, gli Stati Uniti. Mi sono reso conto ancora di più di quanto sia importante per una società, poco dopo la partenza o contemporaneamente alla partenza, accedere a delle risorse che in parte in un mercato come quello italiano non si possono trovare. C'è bisogno di mercati molto veloci, molto grandi, molto ricettivi, c'è bisogno di talenti, c'è bisogno di partnership commerciali con grosse aziende molto spesso nell'ambito tech, c'è bisogno di capitali ingenti e infine c'è bisogno della famosa exit, ovvero di qualcuno che alla fine di questo processo ti premia e ti compra, oltre alla possibile quotazione in borsa. La quotazione può essere veramente una leva sia finanziaria, perché entrano nuovi soldi in azienda, ma anche una leva poi di visibilità, sia sul mercato nazionale ma anche oltre confine. Esistono molte realtà che potenzialmente quotabili o con delle prospettive quotabili. Forse è ancora, per certi punti di vista, indietro il sistema di investitori istituzionali, parlo in sede di IPO, quindi creare degli strumenti, dei veicoli adatti per investire in piccole, piccolissime aziende che fatturano magari 2 milioni di euro ma che abbiano reali prospettive di crescita. Il ruolo, per esempio, di investitori come noi è quello di aiutare giovani imprenditori a trovare, soprattutto nel business to business, dei clienti. Cioè, io voglio andare a presentare il mio prodotto a quell'azienda là. Bene, tu che sei appena nato, giovane, stai dentro un incubatore di un'università, non ti prendono in considerazione perché sei piccolo. Però noi che abbiamo le relazioni e il network possiamo darti nel giro di pochi giorni la possibilità di avere un cliente da cui presentare il tuo prodotto. Questa è la cosa più importante. Lo stimolo è riuscire sempre a trasmettere e a capire quanto sia il capitale investito effettivamente per quel business e stimare quale sia il ritorno. Dove molto spesso si vedono business plan in cui ci sono magari delle grandissime forme di investimento e di crescita, ma se uno va a vedere poi qual è il ritorno reale sul capitale investito, non sempre è in linea con quello che è poi l'attesa degli investitori, quindi ti autobocci da solo progetto. Con grande fatica porta a casa 300.000 euro dagli investitori come noi, mentre lo stesso imprenditore negli Stati Uniti porta a casa 3 milioni, 5 milioni, 10 milioni. Ovviamente questo è deprimente, però sotto un certo punto di vista dobbiamo pensare che noi in Italia riusciamo a fare delle cose a costi molto diversi da quello che fanno gli altri. Noi, soprattutto nel distretto piemontese, abbiamo visto dei ragazzi presentarci dei prototipi di device medicale, energia o altro settore, dove c'è un'integrazione tra la meccanica e l'elettronica che è forte di questo distretto, i quali con 300.000 euro facevano la stessa cosa che un loro collega negli Stati Uniti faceva con 3 milioni. Quindi voglio dire, sotto un certo punto di vista possiamo anche pensare con meno di fare molto. Questo vorrei darlo come messaggio positivo. Le statistiche dicono che i grossi risultati si ottengono dopo il sesto anno dall'investimento e nel nostro caso specifico noi abbiamo fatto 3 early exit dove abbiamo portato a casa poco di più dei soldi che abbiamo investito. E iniziamo a vedere diverse aziende che stanno chiudendo. Questa è la classica fase dove bisogna credere in quello che fai, perché le exit che ti faranno gioire non sono ancora arrivate e arrivano dopo. I risultati più grossi sono e più si vuole pazienza. Quando si parla col mondo musulmano non si può pensare di parlare con un mondo che la pensa tutti nello stesso modo, ci sono anche delle competizioni interne. Alcune sono trasparenti, altre sono assolutamente più di sottobanco, quindi è anche molto importante essere in grado di attrarre le risorse migliori e non far sgarbo a quelli che possono essere investimenti interessanti. La logica è una logica di prodotto finanziario che è compatibile con la Sharia. Chi ha tanti soldi molto spesso vuole comprare dei gioielli. Quindi Dainese, il fondo del Bahrain, l'ha comprata, ne ha comprato l'80%, piuttosto che Valentino, piuttosto che altri. Quelli lì piacciono sempre, perché è come comprarsi una bella macchina o un bell'abito.
Però poi anche il real estate è estremamente interessante, perché halal per definizione e fornisce quei flussi di reddito. Quello che non piace è l'incertezza, cioè il classico esempio è comprare un bellissimo palazzo che però poi bisogna ristrutturare, quindi bisogna capire bene in quanto tempo verrà ristrutturato, l'agibilità, le lungaggini burocratiche, questo non aiuta. Un interesse molto forte sulle energie rinnovabili, perché? Perché sanno benissimo i paesi che il petrolio prima o poi finirà e quindi bisogna trovare qualcos'altro da fare. Quello che stanno facendo è grandi investimenti in Africa per la produzione, per l'agricoltura, perché? Perché ci sono territori che possono essere assolutamente sfruttati. Per quanto riguarda invece le aree del Golfo, quello che si tenta di fare è costruire attività di intrattenimento. È anche il caso del centro Ferrari, no? Dove i soldi li hanno messi loro, mentre la tecnologia e l'immagine è stata messa da noi. Di sicuro tutte le economie emergenti sono dei mercati estremamente interessanti, no? Anche perché chi ha possibilità di scegliere, sceglie il meglio. L'Europa può giocare una sua partita, però deve farlo un po' come ha fatto la Gran Bretagna, cioè in modo smart, offrendo delle competenze, offrendo anche una normativa non farraginosa, offrendo delle opportunità di investimento che tutto sommato sono compatibili sia da un punto di vista di prodotti di investimento che di logiche di investimento, no? Quindi la possibilità di portare grandi capitali e investirli a reddito bene e avere anche una certa liquidità è un elemento premiante. Non dimentichiamoci, e questo è anche un qualche cosa su cui noi stiamo lavorando, che Gran Bretagna è il paese leader in questo momento. Perché? Perché molto spesso le persone che contano nei vari paesi musulmani hanno studiato Londra, quindi c'è subito un richiamo naturale con le logiche di business.